il sistema sanitario nazionale è gravemente ammalato. La pandemia ci ha mostrato chiaramente quanto sia urgente creare quel filtro sul territorio che deve impedire ed evitare l'intasamento dei pronto soccorso. Da 20 anni si deve riformare il 118 e non lo si riforma. Se vuoi la mia opinione personale, io credo che non si metta mano perché significherebbe andare a toccare molti interessi. C'è un problema di intasamento e quindi mi ricollego un po' a quello che tu dici di intasamento dei pronto soccorsi. Le persone non riescono ad accedere alle cure e quindi vanno al pronto soccorso, si stanno spostando dalla sanità pubblica alla sanità privata. 380.000 famiglie non sono riuscite a curarsi. Sono circa 6 milioni, quindi l'11% dei cittadini italiani. Noi al nord spendiamo circa 2.000 euro pro capite all'anno per la spesa sanitaria, al sud 1.600. Esistono dei parametri ufficiali di riferimento per misurare la qualità dell'assistenza. In alcune regioni, in alcune aree del paese, siamo molto al di sotto del raggiungimento di quei livelli essenziali di assistenza. Sono pochi investimenti che facciamo in ricerca, solo l'1,4% del PIL, di cui lo 0,9 viene da investimenti privati. Pensa che l'1,4 è la stessa quota che investiamo in spese militari. Noi abbiamo un tasso altissimo di morti sul lavoro. Si chiamano morti bianche, ma di bianco in realtà non hanno assolutamente nulla. 3 al giorno, come ricordavi, incidenti mortali. Quando le terapie vedranno la luce? Basterebbe ricordarci cosa è successo in pandemia, averlo ben chiaro, e da lì noi abbiamo capito quali sono i punti di forza e i punti di debolezza.